Una panchina rossa con una serie di modelli di scarpe del medesimo colore per dire stop alla violenza sulle donne. Nella giornata dedicata a questa piaga, la Camera di Commercio di Firenze ha organizzato un convegno nel quale sono stati simbolicamente lasciati dei posti vuoti dedicati alle donne che sono state uccise. Le forme di violenza sono numerose, fra queste c'è anche quella economica. È una forma di violenza subdola, molto sottile, che raramente viene denunciata e per la quale raramente le donne chiedono aiuto perché fanno anche fatica a riconoscerla come una forma di violenza. Pochissime, circa l'1% delle donne che chiede aiuto ai centri antiviolenza, chiama proprio per la violenza economica, ma indicativamente, secondo i dati Istat, circa il 40% delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, ai servizi, in realtà è vittima di violenza economica. Discriminazioni e soprusi avvengono spesso anche nel mondo del lavoro. Una piacevole eccezione è rappresentata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'area toscana è diretta da una donna e le quote rosa sono prevalenti, una scalata frutto del superamento dei vecchi stereotipi. La presenza femminile nell'agenzia è stata sempre di numero elevato, ma io le dico solo che poi lo scoglio diventa il passaggio in ruoli di responsabilità e nella dirigenza. Quest'anno siamo passati dal 10% al 26% delle donne dirigenti con incarichi dirigenziali all'interno della nostra organizzazione.